Rischio grosso per l'Inter, Gian Giacomo. Come? Rischiato grosso sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ancora un flipper in mezzo all'area piccola e l'Inter ha rischiato. Ancora Svarioni, gravemente insufficiente, a mio avviso, Fulvio dimmi se poi sbaglio, la fase centrale di difesa, Lucio chiaramente anche colpevole nel gol del 2-2, ma soprattutto nella fase anche Samuel fa fatica a mantenere la difesa in condizioni alte. In questo caso c'è stata anche una sostituzione, ma seguiamo l'azione del CSKA Mosca. La palla viene buttata fuori, c'è la spinta, quindi viene calciato il indicato il fallo. Lucio e Samuel in difficoltà. Se non avesse fatto gol Lucio sarebbe da 4. Sarebbe da 4. Sinceramente, sì. Samuel 5, ma l'errore sul secondo gol è imperdonabile. Qua, io vorrei anche sentire però la parola dei tifosi interisti. Sentiamo Nicola cosa ci dice. Sì Andrea, abbiamo Angelo che ci scrive: si è infortunato Pazzini e spegnendosi lui si è spenta l'Inter. Mi domando come Gasperini non l'abbia mai fatto giocare, mi nascono dei sospetti. Poi abbiamo Margherita, grande tifosa nerazzurra, che ci dice: niente paura, l'Inter ce la farà di nuovo. C'è stata una sostituzione, dobbiamo dargli nota. È uscito Alvarez, è entrato Jonathan, quindi Inter un po' più coperta nella fase difensiva. Giulio, tu avevi paventato il cambio di Alvarez, giusto? Dagliela! Non aveva più nessuno, Mi sarei aspettato Coutinho come lui, però evidentemente sai ti copri un po', cerchi di coprirti un po' di più con Jonathan, è più difensore indubbiamente, certo. Jonathan di Coutinho. Andrea Lo Sappi, un altro giocatore che però fino ad ora è un po' deluso. Sì, più che altro perché Jonathan è stato sempre accostato a squadre di media classifica, la Fiorentina, la Lazio, è arrivato all'Inter, secondo me non è un giocatore da Inter almeno per il momento, poi può crescere tranquillamente e diventare il nuovo Maicon. Mi sembra un po' strano, però io credo che comunque nel Santos ha fatto bene. 86esimo Gian Giacomo. Sì, CSKA Mosca ancora in avanti, ci prova in questi 5 minuti più recupero per ristabilire il risultato. Si gioca veramente molto stretto. L'Inter cerca di pressare, ma sono troppi gli spazi liberi invece per gli uomini con la casacca blu e rossa. Niente da fare, si riparte dall'area dell'Inter, quindi con Julio Cesar, 86esimo, CSKA 2, Inter 3. Giancarlo Basana, alla luce anche dell'ingresso in campo di Zárate, molto convincente fin da subito. In ottica futura, Zárate, Milito, Pazzini, come le gestiresti? Una risorsa. Si fanno ruotare, c'è anche Forlan, non dimentichiamolo, certo. Non può giocare in Champions, ma comunque è una risorsa, un allenatore bravo e capace di gestire anche queste punte, molto bravi, molto in gamba, non è un problema. Tieni la palla. E una cosa che volevo dire invece, registro nel secondo tempo, nel finale qui, la quasi scomparsa di Cambiasso e anche in me di Capitan Zanetti, che ha fatto un primo tempo strepitoso, nel secondo è mancato un po' lui, e non a caso l'Inter ha sofferto moltissimo la reazione degli avversari. Secchi Buscemi dice all'Inter, indica all'Inter di tenere il pallone, ne ha ben donde sicuramente, perché l'Inter non riesce a tenerlo il pallone, quindi dovrebbe soprattutto cercare nei reparti di stringersi e cercare di non essere pericolosi nella fase difensiva. In questo caso sono continui i traversoni dei giocatori del CSKA Mosca che cercano di buttare il pallone in mezzo e di trovare il guizzo vincente, in questo caso per esempio di Wagner Love, sempre pericolosissimo. D'altra parte è una tradizione per l'Inter, no? su questi campi, soffrire e portare a casa i risultati. Sì, sì. Molti snodi decisivi delle stagioni anche più esaltanti sono passate da qui. Sì, ho capito, ma è un buon auspicio questo. Tu dici, dalla destra, la Babkin in mezzo, il cross basso, Cambiasso ancora una volta cerca di fare guardia, Nababkin si riparte, Zagoyev dà lo spazio di manovrare ai giocatori del CSKA che riescono a avere tutta la possibilità di gestire il cross in mezzo. Wagner Love si vanno a contrastare Dumbia e Wagner Manca pochi minuti, ha deciso di fare la riga, tira la riga, la porta a casa, ormai non è più ma lo sta facendo a 45 minuti. Ma allora quando entro nel secondo tempo se togli adesso va bene. La prodezza, diciamo, è stata la prodezza di un singolo, non di, di un'evoluzione del insufficiente tutta la squadra, di un aspetto tattico. Secondo tempo la prodezza di ti ricordi qualcosa dell'Inter? No, tiro di Zárate precedente, un bel contropiede di Chivu, finito. Però io ripeto, secondo me è una questione anche non,
Massimo diceva di psicologie, tu, sì, sì. Però secondo me è più una questione invece proprio di gambe, perché, ma guarda come perde la palla, perché l'Inter è calata molto, ma guardali, guarda, vedi tre, che per Agoye fa metri di campo davanti a lui, vai, vede vai, sulla porta, destra, copri, da, copri, da, copri, da, che copre benissimo, copri, il pallone, copri, la coperta in tre, e la coperta chi? Non lo so io, la coperta bene, ma l'ha persa in tre la palla, erano in tre, hanno perso la palla. Io chiedevo copri da chi? Si soffre ancora per un minuto e mezzo più recupero. 3-2 per l'Inter, dai ragazzi. Bisogna anche rendersi conto. Bene anche Christian Kivu questa sera. Benissimo, benissimo. Ragazzi, Kivu, questa squadra si ha fatto 5 partite ufficiali, ne aveva vinta, non ne aveva vinta una. Ho capito. Il adesso ne vince due stasera di fila. Si è sacrificato tanto. Vince Bologna, vince stasera, ma lì tutti col fucile puntato. Ma non è fucile due puntato. Due vittorie di fila. E ma allora cosa c'entra? Non facciamo gli schizzinosi. È come prendiamo questa vittoria palle e rendiamo la teniamo ben preziosa. Certo, hai capito? Ci sono cose che non si possono proprio vedere, Gian Giacomo, come ci sono proprio degli svarioni. Lucio stasera sembra veramente ferma la palla e va avanti. Una squadra che non aveva mai vinto ha vinto a Bologna e vince stasera. E allora vuol dire che era un fatto psicologico. Allora vuol dire che non ha ancora acquisito l'autostima. Ma ce l'ha. E bravo Ranieri che la sta facendo. È una questione di gambe a Bologna. A Bologna secondo me è morto. Ma regalo. Ma qua mi devo rivolgere al Cassano di turno, ma non Cassano giocatore, Cassano lo psicologo. Io dico psichiatra. Psichiatra, anzi, hai ragione. Non dico, è peggio. Ma cosa intendi dire? Una squadra che ha vinto negli ultimi 4 anni tutto. C'è bisogno del psicologo. Eh sì, perché dopo 4 sconfitte, guarda questo qui, l'autostima non riesce a fare mezzo metro. Non è il cervello che non regge, qui sono le gambe che non vincono. Non vincono un contrasto. Meno male che l'ha presa Cambiasso. Non vincono più un contrasto, è questione proprio di... Tieni la palla! È sempre Cambiasso il fosso. È sempre Cambiasso. Ma guarda che palle che perdono. Metronomo, mancano 13 secondi alla fine dei 90 minuti regolamentari. Allora attenderemo di capire quanti saranno i minuti di recupero. Probabilmente non tantissimi, perché ci sono stati tanti cambi. Intanto dobbiamo segnalarvi una munizione per Cambiasso che si va ad aggiungere a quella di Obi. Un fallo a centrocampo inutile, ma cerca Cambiasso di perdere tempo e di guadagnare più possibile metri e minuti, anzi di secondi. Beh, quantomeno qualche fallo per interrompere le azioni, le scorte. Intanto è Cesca Mosca in mezzo, Julio Cesar. Intanto possiamo darvi 3 minuti di recupero, quindi si giocherà ancora per 2 minuti e mezzo. L'Inter deve riuscire a mantenere questo vantaggio. Seguiremo in diretta tutti i secondi che mancano. Al termine, Giancarlo Besana, rischia tanto l'Inter in questo film. Rischia moltissimo. Datemi notizie di Jonathan, che credo non abbia ancora preso la palla. No, perché non ha ancora toccato la palla, Jonathan. Questo voglio dirvi. Anche perché la palla si ferma in Russia. Datemi una notizia di Jonathan. Va via, benissimo. Questo ha giocato bene. Vieni la palla, bravo. Fumantino Sarate che viene atterrato. Non gli dà. Viene atterrato da Basile Berezuschi. Entra e c'è il tempo di far entrare Krišić. Questa è una mossa chiaramente per cercare di perdere tempo. Numero 48. Mossa decisiva. Giovane molto promettente. Molto difensivo Krišić anche lui. Krišić entra al posto di Christian Kivu. Potevi entrare anche te l'ultimo minuto. Intanto Jonathan poteva entrare anche lo Sapio. Saranno però questo cambio, ci saranno sicuramente i problemi per Christian Kivu, uno dei migliori. No, sicuramente. È solo per guadagnare. Se togli Kivu, che fa parte della difesa, devi difendere il risultato. È finita. Vuol dire che è un problema fisico. È un problema fisico, perché Christian Kivu sicuramente insieme a Nagatomo il migliore dell'Inter di questa sera. Giacomo Secchi, l'ultimo minuto e mezzo di partita. Un minuto via. E 20 secondi, il pallone viene spazzato e Julio Cesar può fare buona guardia e soprattutto guadagnare minuti preziosi, secondi preziosi per portare a casa questo risultato incredibile in questa partita, altrettanto incredibile per i tanti capovolgimenti di fronte, le tantissime emozioni, ma soprattutto l'Inter che deve ancora registrarsi, soprattutto nella fase di difesa. Il primo tempo in un senso, in un secondo tempo invece l'opposto contrario, con un Cesca Mosca che si è dimostrato incredibile nella fase di possesso nei secondi 45 minuti. Tiene palla Obi sulla sinistra che spazza il pallone per cercare la torre di Milito che si gira, non vede nessuno e perde il pallone. E ancora Cesca Mosca, 30 secondi, facciamolo insieme. E ancora Cesca Mosca a centrocampo, proverà a cercare questi 30 secondi di follia per vedere di riuscire a portare il pallone in avanti, ma è l'Inter che riesce a portare via il pallone a Wagner Love sulla sinistra. Bene, è appena entrato Krišić che fa un buon gioco di gambe.
Tienila. Addormenta un po' il pallone, guadagna una rimessa in gioco, 8 secondi. Dai che l'Inter porta a casa questo risultato, sì. Dobbiamo tifare per i ragazzi di Ranieri. Bravo. Lascia il pallone Krisetic per le mani probabilmente di Obi. 93esimo sono scaduti e si attende il fischio del signor Craig Thompson per decretare questa vittoria importantissima. Il fischietto in bocca per il direttore di gara e l'Inter si porta a casa questa vittoria. E vai. Pesca Mosca 2, Inter 3. Bravi ragazzi. Posso dire una cosa? Tanta sofferenza per i nerazzurri, lasciamo respirare. Gian Giacomo Secchi, Fulvio Collovati, un commento a caldo. È proprio un infame. È un interista che non ha il mio aplomb. Fino adesso. Non ha il mio aplomb. No, ma il mio aplomb non c'è. Guarda, guarda. No, fermati. Scusami. No. Io critico perché devi perché anche nei momenti di sofferenza vicino alla squadra. Infatti sono vicino, l'incito, gli dico somaro. Eccola la classifica provvisoria, prego la regia di rimandarla in onda perché ho tardato un attimo a lanciarla. L'Inter guadagna i suoi primi 3 punti in questo girone dopo la sconfitta con il Trabzonspor, raggiunge i turchi provvisoriamente perché alle 20.45 ci sarà Trabzonspor-Lille con il SESKA Mosca che rimane a quota 1, quindi buon passo in avanti per l'Inter che si rifà della sconfitta patita a San Siro. Torno a bomba al dato precedente, il dato aritmetico, questa squadra in 4 partite ufficiali non aveva mai vinto. Aveva perso 3 volte in 8 partite ufficiali. No, io prendo le ultime qua, le tre di campionato e quella di Champions, quelle importanti. Ora vince a Bologna e vince in trasferta in Champions. Mi pare che questo sia un dato oggettivo. Dopodiché possiamo, certamente, non possiamo dire che l'Inter è guarita, che l'Inter è miracolata, che l'Inter fa un grande calcio. Come vince, non è vero. No, due vittorie, due vittorie così vanno allora, giustamente evidenziati. Guarda, abbiamo già i commenti dei tifosi, Massimo parola anche ai tifosi nerazzurri che finalmente hanno visto la squadra vincere in Europa. Nicole Michelone. Aiuta a vincere, in 3 giorni, ti dà morale, autostima. Facciamo parlare Nicole, poi torniamo da voi. Sì, i nostri telespettatori ci dicono appunto che dirvi, questa Inter non muore mai, però hanno evidenti problemi di tenuta, nel senso che gli è rimasto il carattere, ma il fisico non tiene più. Ricordiamo i contatti per scriverci, che sicuramente i tifosi nerazzurri vorranno partecipare alla nostra diretta di questa sera, Nicole. Certo, allora scriveteci via SMS al 336-74-6384 oppure sul nostro account Facebook Campionato dei Campioni. Fulvio Collovati, quanto c'è di Ranieri in questa vittoria sofferta da parte dell'Inter? Allora, prima cosa dico, non vedo l'ora di vedere i voti di Besana. Dopo. Li vedremo dopo il blocco pubblicitario. Stai attento come li metti giù. Perché sono felice di essere poi bocciato dal maestro. Guarda che Sor Claudio è del testaccio. Indubbiamente è un allenatore fortunato. Mentre vediamo diciamo subito la pagina di Tutto Sport. Quella contro il Bologna, stasera contro CSKA, sofferte. Fa entrare Lilito, ti fa il calcio di rigore, fa entrare Zaret, ti fa il gol della vittoria. Però, signori, mosse giuste, non è casuale. Non è casuale, ma non si è neanche arrogato il merito della vittoria. Cioè, parliamoci chiaro, quei chiari di luna che si vedano. Uno vince 2 partite, vado là, no, perché io ho scoperto la mossa. No, questo ha detto, signore. Il calcio l'avevo già reinventato. La seconda partita, 2 giorni sono qua. Cerco di metterli in una maniera più intelligente possibile. Buon senso. L'ha chiamato senso. Il normalizzatore. Bravo. Adesso sai chi è il più scontento di tutti? Perché comincerà a avere anche un po' di paura. È il signor Rea, perché se Zarate è all'Inter, figurati i tifosi della Lazio dopo un gol del genere, cosa faranno? Grande Zarate, che si candida posto titolare. Dico che quest'Inter qua, se va avanti così, fa poca strada, poca. Signori, guardi che sicuramente poi va bene. Champions la passa allora, in girone, allora, però hai ragione anche tu. Quando noi abbiamo perso settimana scorsa con la squadra turca e il Napoli ha fatto quel capolavoro a Manchester, nessuno avrebbe pensato che in 2 partite faceva un punto, nessuno. Poi ha vinto col Milan, il calcio è bello per questo, è verissimo. Allora, ricordate, lo sappio, i morti si portano via freddi. Immagine cruenta crepuscolare. Allora io volevo ricordare, si senti toccato, no, amico lo sappio, volevo ricordare una cosa, però, che dice giustamente l'Inter, se gioca così non va da nessuna parte. Attenzione, a breve nell'Inter rientrerà il signor Maicon. Maicon è il 20%, Maicon è valido, Maicon è valido. Così poi svogliato, anche quello l'anno scorso, al 20%, vale sempre più dei suoi concorrenti. Rientrerà Maicon, guarirà Snyder e quindi
tornerà Stankovic, tornerà Thiago Motta. Quindi l'Inter diventa competitiva. L'avere vinto oggi in situazione di emergenza, okay, questo, col questo Bologna, vuol dire, dire dare la quota alla stagione. Se tu perdevi Bologna, perdevi oggi, avevi già chiuso. Tu a settembre avevi chiuso la stagione. Se perdevi oggi, sì, la Champions era... però perdevi a Bologna, perdevi con oggi... Con tutti i titolari, puoi vincerle tutte le partite. Sì, non è la prima volta. Quindi provare 12 punti alla fine... Anche nel 2006 Mancini aveva fatto questa rimonta dopo due sconfitte. Ma sono d'accordo con Andrea che l'Inter così non deve giocare. Penso che abbiamo fatto la figuraccia del secolo, dal campionato 29-30. Chi? Noi, a Novara, contro il Novara, abbiamo fatto una figuraccia da campionato 29-30. Poi con tutti i titolari, ma allora perché fai le rose di 25 giocatori? Se devi avere 11 giocatori sempre. Ma perché se poi vendi Eto'o e lo sostituisci con gli Zaret e con gli Alvarez, i 10 che fanno le, chiamiamole così, le riserve agli 11 titolari dite, siano sempre meglio dei giocatori del CSKA. Continueremo a parlare di Inter con le dichiarazioni no, no, Massimo, dobbiamo andare in pubblicità tassativa, poi dopo dichiarazioni dei protagonisti e tutto il resto della Champions League questa sera con noi. A tra pochissimo.